Tu non la bevi. E quindi la persona che mi diceva così, dalla voce da ragno, puoi anche immaginare chi sia. E lei si beccava due regali, io beccavo zero regali. Che bello. E quindi quest'anno hanno optato per la birra. Non so perché alcuni parenti devono sempre regalare alcol, ma si vede che risparmiano. Non lo so. Se mi vedi un po' storta, un po' rigida, perché sto facendo delle punture per il mal di schiena, che è dal 26 novembre che ho mal di schiena. Le ho provate tutte. Ho provato i cerotti, ho provato il tachidol, ho provato tutte le medicine che mi ha dato il dottore. E come ultima spiaggia il cortisone me l'aveva fatto passare, purtroppo. Poi dopo mi è tornato e adesso sto facendo delle punture. Sai benissimo che calze e
cose inutili che non uso, che poi non mi piacciono, eccetera, eccetera. Preferisco che mi diciate cosa vuoi, io ti dico esattamente le cose che mi servono. E così almeno sono soldi ben spesi. Mi dispiace che spendano soldi in cose inutili. Tipo gli altri anni mia sorella andava da Tiger all'ultimo secondo e poi il 24 e comprava le prime cose che vedeva, cose inutili, anche magari ci spendeva 15-20 euro ed erano cose totalmente inutili. E io questa volta le ho detto: senti, non ti offendo. Sguardo.
Sta richiesto, sta prendendo.
una saponetta, ogni petalo è una saponetta per lavarsi le mani o quello che vuoi. Mi ci laverò le mani, mi dispiace anche in realtà usarla, anche questa sarebbe super comoda, super profumata da mettere in un cassetto, quindi devo pensare se utilizzarla per distruggerla e lavarmici le mani o mantenerla così e metterla da qualche parte per profumare. Forse farò quella opzione perché mi dispiace distruggerla, è troppo carina, sembra una rosa vera, però è super profumata, buonissimo. E insieme a questa rosellina c'erano 50 euro perché mia zia ha optato per la mancia quest'anno, grazie, perché mi regalava sempre una bottiglia di vino che non potevo bere, grazie mille, non potevo perché a me non piace il vino rosso e poi cosa me la bevo da sola, cioè. E quindi grazie mille, ho preferito con i 50 euro mi pago la foltura dell'elettricità che mi è costato ben 88 euro per la casa dove andrò a vivere in primavera, è stato deciso finalmente e adesso stiamo facendo, adesso facendo delle volture, ma mi costano perché poi avrò il fotovoltaico, quindi adesso stiamo facendo la voltura e sto facendo la voltura, non ti dico che casino con queste carte. Sempre mia zia mi ha regalato, mia zia che poi per te è una figura, sono tutte zie diverse però un'altra zia, quella della rosellina di 50 euro, ecco, per incapirci, mi ha regalato questa lavanda, buonissima, direttamente dal suo giardino, è super biologica, quindi, ed è quella che io ho messo la foto su IG, che la tengo sotto il cuscino perché ha delle proprietà rilassanti, diciamo, e anche lì non ho ben capito le risposte di IG, delle persone che quando mostro una cosa scatta sempre la competizione. Ah, se dovessi farlo io dovrei metterne un chilo, due, tre, guarda. Ma chi ti ha chiesto niente? Cioè non ho messo per dire ah, io sono più figa, ho detto quello, ti ho solo mostrato una cosa e subito la gente è in competizione. Ah, io dovrei metterne un chilo, ma chi ti ha chiesto niente? Non capisco le risposte di tante persone che mi scrivono su IG che stanno in competizione, appena mostro una cosa loro devono fare il doppio, il triplo, ma non è una gara, cioè, vabbè. Comunque, a mia sorella avevo chiesto, siccome sta facendo un corso di sartoria e io l'ho fatto ancora alle superiori, quando l'ho fatto io ero la sfigata, adesso invece ho capito che tante cose per cui venivo presa per il fondelli dalla mia famiglia perché invidiavano che io stessi facendo una cosa che loro non hanno fatto e non sanno fare, perché adesso stanno facendo tutte cose che io ho già fatto negli anni passati per cui venivo sfottuta, ma vabbè. Quindi gli avevo detto guarda, se vuoi puoi usarmi come cavi, mi basta una gonnellina nera, se ti è possibile, oddio come si dice, plissettata, era plissettata, non mi ricordo, comunque di quelle con tutte le ondine presenti, perché volevo fare un outfit estetica che avevo in mente e qualcosa non è stata chiara in questa comunicazione perché non sono né nere né vabbè plissettate era, però fondamentalmente avevo chiesto una gonna nera e questo è quello che mi ha regalato lei. Grazie, la potrò mettere tantissimo, rosa. Rosa coi pua viola, proprio, è proprio una gonna nera, mi dicono, vero? Proprio quello che avevo chiesto, una gonna nera, grazie. E vabbè, e quindi dici, vabbè, ma te ne ha regalati due, giustamente, perché dovevo fare pratica, quindi te ne ho fatti due, poi ho detto, vabbè, una rosa e una nera, giusto? Sì, sì. Proprio anche questa nera, come avevo chiesto, grazie. E anche questa marrone gialla scozzese, proprio nera come l'avevo chiesto. Vabbè. E quindi adesso devo ripensare a altri outfit perché con cosa li abbino non si sa. Però vabbè, quella marrone
Okay.
Jackson.